Siamo in diretta streaming audio e video su ben 4 canali e siamo anche in America, ragazzi. Quindi buonasera a tutti e benvenuti al 100,000 Poets for Change Room. E ovviamente oggi in tutto il mondo si svolgerà questo evento. Tutti declameranno nella propria lingua le poesie, e quindi utilizzando il verso come forma per unire tutte le nazioni. Il fondamento di questo progetto, che dura da molti anni, è proprio quello di trasmettere amore, pace e solidarietà. Questo sarà oggi il compito della poesia. Essa può unirci gli uni con gli altri, basta solamente volerlo. Noi questa sera ci proviamo, quindi adesso inizio la serata parlando in italiano e poi parlerò pian piano anche nelle altre lingue. A fiducia agli inventori del 100,000 Poets Change for Change, mi hanno dato ampio spazio per esternare le mie idee inerenti al concetto di cambiamento. Buonasera, sono Agnese Monaco intanto, e le novità iniziano proprio da quello che vedete intorno a voi, ossia in primis dalla pubblicazione di questa antologia, che potete vedere, che si chiama Giornata Mondiale della Poesia con Agnese Monaco, in quali proventi andranno a Amici di Fino Roma, che è una onus che opera appunto sul territorio, e quindi noi speriamo insomma di fare cosa gradita a tanto proposito. E poi un'altra novità, ovviamente, che siamo in diretta streaming su 4 canali video, e anche praticamente anche in audio su Spreaker. Questa antologia, come nasce questa antologia? Allora, questa antologia nasce in un concorso gratuito, dove praticamente hanno partecipato oltre 700 poeti validissimi. Devo ammettere, è stata molto dura la selezione, ne ho scelti solamente 65. Di questi 65, fanno parte dell'antologia, e poi tra tutti i 65 solamente 11 riceveranno questi premi che potete vedere qui, che sono in realtà 5 premi in coppe, dove praticamente c'è il quarto premio che è a pari merito, quindi in realtà per quello vedete 6 coppe, e poi ci sono altri 6 premi speciali, oltre ovviamente alla targa per i nostri amici di Cinedora, che sembra che mi sto ripetendo. Allora, intanto ringraziamo comunque le varie onlus che ci stanno sostenendo su questo evento, perché potete vedere alla mia destra c'è la mostra Cine Adottiva con i cani e i gatti in cerca di adozione. Infatti fatevi un giro, perché non comprate, adottate, mi raccomando. E quindi mi raccomando, adottate. E le varie onlus sono Amici di Fino, il giornalino dei Randagli di Rocca Priora, poi Anima Liberi Onlus, Associazione Mambello, Opera Animalia e tante altre che potete appunto vedere. Ovviamente ci sono tutti i numeri di riferimento da contattare in caso vogliate adottare gratuitamente un quadrupede, e ci sono, per ogni cane
ci sta il tipo di caratteristica con chi va d'accordo, se è socievole con gatti o meno, e viceversa. E poi, insomma, quindi date un'occhiata. Ma ritorniamo a quello che è poi i nostri, quello che è poi la nostra serata. Quindi la serata di poesia, questa serata di cambiamento. Io spero veramente che sia un cambiamento, che questa novità vi piaccia. E io cerco di cambiare. Allora, con me questa sera saranno ospiti d'onore, capo di luce, ossia Giuseppe Cataldi, a cui gradirei un grandissimo applauso. E poi Donatella May, la grandissima Donatella May, la nostra grandissima attrice, che mi ha fatto un grande favore anche lei a venire. Quindi ci attenderemo. Dicevo, quindi avremo 12 poeti alla fine premiati questa sera, tra cui appunto 6 hanno ottenuto dei premi speciali, e le categorie sono messaggi eterni, fiamme reali, oltre i confini, ossigeno della poesia, invincibile poesia e spiccata sensibilità. Allora, durante le declamazioni, quando mi chiamerò, praticamente darò anche il premio in modo tale da poter accelerare i tempi. Va bene? Allora, quindi questa sera avremo la musica e la poesia. La musica del grande Giuseppe Cataldi, capo di luce, la poesia di tutti voi che siete intervenuti, la grandissima Donatella May, che veramente mi devo inchinare, veramente, perché lei è fantastica. E bellese poi, perché mi dico questo. Quindi vi ricordo, questa serata sarà all'insegna dell'amore, fraternità, uguaglianza, amicizia, verità, positività di sentimenti e moralità. Quindi queste sono le basi dei componimenti scelti. Niente, quindi io credo in un mondo migliore, e ci stiamo provando a crearlo con questo cambiamento. Purtroppo l'Italia, e qui concludo, ha visto in questi ultimi giorni il terremoto che ha distrutto tutto con il suo tragico passaggio. Quindi molte poesie nell'antologia parlano anche di questo, quindi non solo di uomini, cioè anche di uomini, non solo di animali, e anche non solo di amore, ma anche di terrore, di tutto, di tristezza, esattamente. Quindi a tal proposito, già ho ringraziato tutte le onlus, e volevo passare la parola a Marta Tavoletti, per prima, subito, che prima di iniziare la serata, mentre cerchiamo di... a nome di appunto amici di Sito Roma, io non gli avevo detto niente assolutamente, che ci racconterà appunto che cos'è Amici di Sito Roma. Ti lascio questo microfono, perché Perfetto. Questo non funziona. Allora, buonasera, così un'improvvisata, perché Agnese non mi aveva avvertito. In ogni modo, rapidamente, Amici di Sito è una onlus che opera sul territorio di Roma e zone limitrofe. Abbiamo un nostro rifugio, ospitiamo i cani che ci vengono segnalati e operiamo anche all'interno di un canile più grande che si trova a Bracciano, Valle Grande. I cani sono tanti, e come potete saperlo, alcuni saranno interessati a questa realtà, altri no, ma è una realtà che va conosciuta, perché andrebbe risolto il problema con sterilizzazioni e adozioni. Non comprate, adottate è un motto bellissimo, ma si può anche comprare e adottare. L'importante è fare qualcosa per questi cani che hanno necessità di trovare una famiglia, di vivere anche loro una vita dignitosa. Non è colpa loro se vengono abbandonati, non è colpa loro se vengono maltrattati, non è colpa loro se l'uomo non li rispetta. Grazie sempre ad Agnese, perché Agnese c'è stata sempre molto vicino, siamo conosciuti da poco tempo e ci tiene sempre presente. Quella che ho visto su Facebook è più di un anno, Più di un anno, comunque sembrava meno.
Ad ogni modo, questo, se volete vedere, i cani sono qui presenti, se volete venirci a trovare, a fare volontariato, ad aiutarci, noi siamo molto contenti, e fare donazioni, ma a noi ci serve la mano d'opera, quindi giovani, meno giovani, tutti quanti, a portare fuori i cani, a portarli a spasso, a curarli, insomma, tutto qua. Grazie. Grazie, Marta. Aspetta, dove vai? Dove vai? Ah, guarda, qui fateci una fotografia, per favore. Grazie, sempre molto gentile. Grazie a te, poi ovviamente per... ci saranno anche i ricavi dell'antologia, cioè non ce lo scordiamo. Ok, bene, allora andiamo avanti, quindi come vi ho detto continuiamo la serata con, intanto ve la devo fare purtroppo in più lingue, si tocca prima di iniziare. Hi everybody, welcome in 100,000 poets for change room with me, Agnese Monaco. Today is a special day. Poetry and poets together for a better world. I want to tell thanks so much at the co-founders of 100,000 Poets for Change, Michael Rothenberg and Terry Carrion, that thanks so much for the streaming here. thanks so much. I want to give a very big kiss and thank you very much for this great opportunity. Now the event is starting in streaming. I have created with a lot of poets this book, Giornata Mondiale della Poesia, for help animal on difficulty. Ok, torniamo in italiano e niente, iniziamo subito e poi continuerò con lo spagnolo perché sennò sì. No. Quindi io chiamerei direttamente come primo poeta il nostro Tony Armenio. Un grande applauso. Ti va bene l'altezza della cosa? Sì, sì, grazie. Okay. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Grazie a te. Allora, Tony è veramente un grande poeta. Grazie. E adesso lo sentiremo. Purtroppo non abbiamo ma noi ce l'abbiamo l'accompagnamento musicale? Ora no. Volendo sì? Volendo sì. Lo vogliamo? No. Lo vogliamo fare? No, grazie. Ok. E subito. Ok. Allora, Tony, lasciamo la parola a Tony Armenio. Va bene. Allora, la poesia si intitola No. Non ho sognato il suo volto. Non ho cercato le sue carezze, non ho ricevuto i suoi regali, non l'ho trovata nel suo letto, non avevo più bisogno d'amore, non sentivo più il suo profumo né il suo canto. Stavolta era vero, era andata via per sempre. Grazie. Grazie Antonio Mario. Allora, mi serve... Allora, innanzitutto, in primis... Dove vai? C'è la premiazione. Ah, grazie. Allora, primis... Grazie. La tessera di partecipazione, ma dove vai? Perché non è finita. Non è finita. La tessera di partecipazione. Allora, ma sì, aspetta. Devo prendere il premio speciale, non è solo questo. Però mi devo ricordare qual è la targa. Diretta è il bello della diretta, quindi... Vai. Vai, eccola qua. Vai. Ossigeno della poesia è la categoria. Categoria ossigeno della poesia. Tony, mostrala che ci fanno la fotografia. Ossigeno della poesia. Grazie. Grazie a te, grazie per aver partecipato a questa. Ci vediamo, arrivederci. Bene, allora noi andiamo avanti e chiamiamo il secondo, speriamo non fischi. Ok, ce l'ho fatta. Allora andiamo avanti e chiamiamo il secondo partecipante, il secondo che ce ne già chi era?
Giuseppe Galati. Prego. Un saluto a tutti i presenti. Titolo della poesia: Il cammino ancora non è finito. Ti vedo bella ancora, seppur di sofferenza il viso invaso hai. Sale per vie nervose, spinta dal male che ognuno teme e che scienza lotta in forze estese. Ti impigra al letto, stesa come mai voluto avresti, e guardi invocando con il cuore e l'occhio languido la mia mano e nuove forza per sollievo avere e l'animo rialzare. Sollevati e sorridi come già facesti altra volta per camminare insieme. La nostra strada è ancora aperta e il cammino nostro ancora non è finito. Dedicata a mia moglie e ai tuoi figli. Grazie Giuseppe, dove vai? Non te ne andare senza il tuo attestato. E la foto di Rita ovviamente. Grazie. Posto? Perfetto. Allora noi andiamo avanti con Patrizia Pallotta. Che non ce l'aspettavo però. Ok Patrizia, il microfono è qui, hai tutto, perfetto. Buonasera a tutti, non so se qualcuno senz'altro mi ha conosciuto quando gentilmente Agnese mi ha invitato e abbiamo fatto qui poesia insieme. La poesia che io ho dato ad Agnese si intitola Armonia e dissenso. Armonia si nasconde dietro la cognizione d'ogni lessico usato, fiera d'aver amato anche l'irraggiungibile e colto non futili fiori. E mentre l'orgoglio colma l'illusione, cerco il senso nel non senso dell'essere, nella sicurezza di mai sentirmi disertore. Ma tutto sembra carta quando giunge l'ora dell'esodo. Così, come un sordo muove le labbra senza che esca suono, il tacere del dissenso scopre la nicchia dove più non comanda il cuore. Questa la storia per pochi spiccioli di giorni. Non muoverti Patrizia. Allora, intanto, come abbiamo già detto, faremo la premiazione diretta, cioè mentre declamano faremo direttamente la premiazione. Quindi Patrizia già lo sapeva, era già stata avvertita, ne tocca. L'attestato e anche il nostro bellissimo secondo posto. Fa venire alla... Perfetto, grazie Patrizia, grazie veramente per i tuoi contributi poetici. Noi andiamo avanti con il primo spazio nell'ospite speciale, Donatella May. C'è Donatella May? Subito ti faccio leggere qualcosa. Intanto finalmente qui in diretta streaming, perché prima non l'hanno vista in diretta streaming, si fa attendere. Sto qua. Eccola infatti, si può vedere. Allora, Donatella May è, allora, a parte essere una cara amica, è una grande professionista, è una grande attrice e quindi io ci tenevo molto a farla venire in questo evento internazionale. Grazie a te. Quindi vieni qui,
senti Isabel in giro a questo qui, cioè, e quindi ti lascio, sì, quello è il tuo microfono. Poi faccio allora, everybody. Ok, Donatella May! Grazie, grazie mille. Io mi dispiaccio che non ho portato una canzoncina sui cani, mannaggia, però comincerei con, ne faccio un massimo due, ok? Comincerei con una cosa scritta nel 2002 addirittura, ma abbastanza profetica, che però ci sono i cani. Ed è intitolata Politicamente Scorretta. Siamo tutti infelici come cani abbandonati e malsani, come orsetti lavatori di caimani, come i pidocchi grassi dei gitani, come se tutti avessimo sei mani e venissero bruciate dai romani, come fossimo stuprati dai sultani, siamo cani, infelici e in più italiani. Linea urbana. Si direbbe che io abbia una capacità quasi innata per salire sull'autobus sbagliato sempre e dire che lo scelgo solo dopo un'accurata indagine deduttiva. Il mio intuito mi suggerisce un numero che sembra faccia proprio al caso mio, che debba andare da quella certa parte. Regolarmente va in tutt'altra direzione, pressappoco come la mia vita, gli amori, gli amici. Oh, prego, finite di chiacchierare e poi proseguo. Pressappoco come la mia vita, gli amori, gli amici, il lavoro, gli hobby, il tempo libero, infostrada. E quello che davvero non sopporto è tutta quella gente che cerca di aiutarti, di darti dei consigli. Non lo fa con cattiveria, anzi, scenda fra 8 fermate e aspetti il numero 7415, oppure arrivi al capolinea, salga sul trenino, quello che arriva a Monte Porzio Catone, e poi chissà perché gli vengono in mente solo le opzioni più rocambolesche, libero spazio, una volta tanto, alle fantasie più ardite, come se anche loro, sotto sotto, non avessero che una missione: complicarti la vita. Grazie. Fantastica, fantastica, allora saranno. Non scappi, c'è qualcosa anche da te, non scappi. No, non scappo, stavo tentando di mettere a posto la vista e tutto il resto. Allora, io non ho calcolato la testa. Scusate, allora Donatella. Grazie. Mi metto qui perché. Grazie Agnese, grazie mille. Questo anche è un pensiero per il nostro ospite. Grazie a Donatella May, aspetta la foto di Nico, aspetta. Vieni, fa vedere la targa. Aspetta, sono troppe cose in mano. Vai, la facciamo. Troppe cose in mano, manca un cecrasso. Ok. Se vuoi un cecrasso, ce l'abbiamo qui, eh. Ce l'abbiamo anche. Allora andiamo avanti con la prossima poetessa, Assunta Gabriella Greco. Che dire di questa poetessa? Lei è veramente, veramente speciale e adesso la sentiremo. Assunta Gabriella Greco. Allora, lei ha una particolarità, se avete l'antologia lo potete vedere. Allora, non usa la punteggiatura. L'asta più alta? Sì, grazie. Pasquale? Impegnato. Allora, chi ci dà una mano? Questo. Nel frattempo. Senti, posso fare così, guarda. Allora, quindi ripassiamo la parola, diciamo la sua particolarità è la punteggiatura che manca e il mancato utilizzo delle lettere maiuscole ad esclusione dei nomi propri, ovviamente. Buonasera. Allora, Assunta Gabriella Greco. Buonasera.
Quadro astratto. Scrivevo, attratta a giorni scuri, di terre contro luce, nelle traiettorie comuni, e farsi portavoce divenne preghiera, da esaudire nelle sere di meraviglia, quando tutto è appeso a un filo. L'irrealtà si tramutò in norma e l'incanto dei giorni conclusi si spense nel ghiaccio e nel fragore del tuono, nel richiamo che percorreva sentieri a ventaglio, propagandati per buoni, fin quando ancestrale arrivava l'età della ragione, sostai, la dimensione divenne ferma, congiunta ad altri spessori, riportava solidità corpose che avrebbero messo robuste radici nel suolo sconsacrato. Ambiti di pace presero il sopravvento, fu l'era determinata e raggiunse picchi elevati che si contrapposero alle distruzioni avvenute. Un'età dell'oro nasceva, avrebbe spazzato via il ricordo delle tribolazioni sopportate. Benissimo, grandissima artista Gabriella Greco. Appoggiamo l'attestato e il premio speciale nella categoria Oltre i confini. Ma lei non lo sapeva, non glielo dico. Una bellissima sorpresa, grazie. Buonasera. Arrivederci. Grazie. Ho fatto l'esatto sorpresa. Bene, allora andiamo avanti e vi presento il secondo special guest della serata, ossia capo di luce in arte, ovviamente, Giuseppe Cataldi. Grazie. Giuseppe Cataldi sarà nella doppia veste, ovviamente di special guest star come cantautore e come poeta, e come poeta. Attenzione, perché siamo in diretta streaming, ogni minimo movimento della telecamera praticamente provoca problemi. Ok, ci siamo ancora in diretta streaming. Giuseppe Cataldi! Qualunque, col suo ritmo lento, devi stare attento, se ti arrendi prima, dopo sarà un piccolo, infinito tormento. Altro che tigro, leone, e lei la regina, si muove, se le va, si ferma e ti fa sentir perfetto, per lei, per tutti, per il suo diletto. Concede senza storia il tempo, la memoria, e pensi che potresti chiederle di tutto. Il pudore e la vergogna, con lei non ha un paese, sono tutte cose buone e saporose, senza pretese. L'ultima volta m'ha detto, c'ho da fare,
Io lo so cosa fanno le pantere, vivono piegando le cose al loro volere, ma prima o poi si dovranno pur riposare. Stare attento, se ti arrendi prima, dopo sarà un piccolo, infinito, un tormento. Ah. Aver visto una pantera è la domanda della sera, una domanda come un rituale. Lei non usa artigli, blocca come ganasce i pensieri, li assoggetta, li assottiglia e tu li pigli come fili di spaghetti che non stanno più in piedi quando sono cotti. Dice che faccio vedere lontano, con un guizzo allegro, un giullare insomma, mentre strofina il suo vello dolcissimo sul palmo della mia mano e beve alla bocca della mia sete. Perché lo so, qualcosa sta cambiando, la pantera è un'occasione e forse lo sono io o lei per me. Scusate, avete visto una pantera nera? Avete visto una pantera? Yeah. Grandissimo, grandissimo Giuseppe! Allora io intanto... Tu sei già pronto tutto quanto. Allora, intanto ti parlo come special guest star, ok? Quindi ti do la targa come special guest star.